Infatti, grazie Andrea, sono ovviamente importanti le misure di sicurezza perché l'area è molto vasta, non riguarda, come ha raccontato il nostro Andrea Bonini, soltanto la zona dell'Euro, si estende anche al centro. È stata istituita anche una no-fly zone. Ovviamente c'è il presidente di ENAC collegato con noi, Pierluigi Di Palma, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a lei e grazie a voi. Ovviamente oggi non si può volare, voglio dire, questo accade sempre per i grandi eventi, figurarsi per il G20, no? Neanche i droni possono volare oggi. Dico, per disposizione di ENAC non si può volare, perché è evidente che l'ENAC è l'autorità di riferimento anche dell'operatività aerea, quindi l'ente regolatore, quindi la responsabilità di interdire oggi voi appartiene al nostro ente. Ecco, però noi oggi in particolare vogliamo raccontare quelli che saranno i voli futuri, in particolare, anzi in generale, diciamo, quello che sarà il nuovo modo di viaggiare, di spostarci, quindi il trasporto aereo del futuro. Questa settimana, Presidente, lei lo sa benissimo, diciamo, c'è stata un'importante novità che in qualche modo ci fa intuire e capire come si rivoluzionerà lo spazio aereo nei prossimi anni, perché proprio a Fiumicino è stato presentato il prototipo di un taxi drone. Quindi io partirei da qui, perché poi lo voglio anticipare ai nostri telespettatori, c'è un piano di strategia appunto che andrà a rivoluzionare la mobilità aerea, che è di ENAC, un piano di mobilità avanzata. Poi cercheremo di capire quali sono i progetti contenuti all'interno di questo piano. Allora, Presidente Di Palma, siamo di fronte evidentemente a un nuovo modello, no, di mobilità, il ruolo di ENAC, e se ci racconta insomma qualcosa di più per farlo capire ai nostri telespettatori, perché siamo davvero di fronte ad una rivoluzione annunciata. Innanzitutto io c'ero il 27 a Fiumicino, il 27 ottobre, nel senso che tutto il mondo del trasporto aereo italiano è intorno a questo progetto, rivendicando anche in Europa un ruolo di leader. Quindi sia assetti istituzionali sia assetti imprenditoriali seguono un progetto con grandissima attenzione che chiaramente è il futuro dietro l'angolo. Tanto che noi non parliamo più di trasporto aereo, ma parliamo di comparto aerospaziale. Comparto aerospaziale che ci vede protagonisti insieme evidentemente alle imprese, all'ENAV e agli altri per dare gambe a questo progetto. È un progetto che evidentemente è fatto di regole, ma anche di investimenti. E la cosa importante è che le regole seguono evidentemente la innovazione tecnologica, la ricerca. Quindi per la prima volta noi vediamo appaiata una ricerca importante come questa che è stata la presentazione di questo primo Volo City, e dall'altra parte noi elaboriamo regole che quindi determinano sicuramente la possibilità di entrare nel mercato in maniera sicura. È evidente che il mondo del trasporto aereo è un mondo che garantisce al 99,99 eccetera eccetera una tendenza al 100% la sicurezza ed è evidente che il trasporto attraverso il drone taxi sarà possibile solo all'esito di una verifica che effettivamente è sicuro. Questo aiuta evidentemente anche l'investimento e il business, lo dicevo proprio l'altro giorno a Fiumicino. Io presiedo un ente, tra virgolette, antipatico, perché evidentemente è garante della sicurezza del trasporto aereo, però nello stesso tempo fare le regole significa poi favorire il business, perché evidentemente la regola rende una fidelizzazione più facile rispetto al Senta, passeggero. Presidente, ci spiega un po' meglio cosa significa garantire, nel caso di un trasporto con un drone, la sicurezza durante il volo? Cioè, a che cosa dovrete fare attenzione e soprattutto nel corso di questi anni, su che cosa dovrete lavorare? Lo sviluppo di un nuovo mezzo determina sempre l'esigenza di fare le prove, tra virgolette, quindi nasce un nuovo velivolo senza neanche volare in forma statica. Poi si iniziano a fare le prove di volo e quindi noi insieme ad ADR abbiamo sviluppato il primo corridoio che permette di sviluppare, diciamo, tecnicamente in volo il prototipo,
e quindi garantire anche una migliore realizzazione legata evidentemente all'innovazione tecnologica. Quindi quello che noi stiamo presentando innanzitutto è la possibilità di avere un corridoio che collega parti della città con l'aeroporto per sviluppare questo modello che evidentemente è legato anche a una ulteriore fase di ricerca legata evidentemente alla propulsione che è fatta con la batteria, quindi capire come evidentemente questa batteria può essere potenziata e migliorarne il volo, verificare bene la capacità di questo drone taxi di andare in volo e quindi garantire sostanzialmente la sicurezza di chi è a bordo. Quindi noi arriviamo al 2024 garantendo che questo drone taxi non solo è utile a decongestionare il traffico, ma è un volo assolutamente sicuro. Certo, ovviamente diciamo, tutto questo riuscirà, è un lavoro di squadra, insomma, lo ricordiamo, dicevamo si parla del 2024, nei prossimi 3 anni, avevo sentito dire anche dalla nostra Stefania Trapani, ci sarà ovviamente poi bisogno di intervenire, di realizzare delle infrastrutture per consentire poi effettivamente a questo drone di poter viaggiare e di poter decollare così come atterrare. Di quali interventi nello specifico, di quali lavori stiamo parlando? Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti Roma, lo diceva chiaramente, questo volo taxi non è che ha bisogno di grandissime infrastrutture, tanto che noi ipotizziamo possa decollare anche da un tetto di un albergo e quindi a differenza, di quelli che sono oggi le vibrazioni di un elicottero tradizionale, è evidente che il drone taxi non pone tutti questi problemi di vibrazione. Ecco, vedo la sede dell'ENAC. Si può pensare che anche sul terrazzo della sede dell'ENAC ci sia la possibilità di avere una piazzola di atterraggio del drone taxi che permette evidentemente di raggiungere Fiumicino in tempi assolutamente rapidi. La rivoluzione è proprio questa, è la rivoluzione di mezzi di mobilità urbana sostenibile, che evidentemente non determinano tutti quegli elementi di difficoltà che sono legati anche alla modalità di trasporto normale con, ad esempio, come dicevo prima, un elicottero che sicuramente è un mezzo assolutamente importante e utilizzabile anche, però pone, tra virgolette, qualche problema in più. Certo. Senta Presidente, non solo droni, di cui comunque abbiamo assistito ad una veramente evoluzione incredibile, no? Da strumenti di controllo, così come oggi vengono utilizzati, anche così a droni giocattolo, droni per divertimento. Quanti sono i droni, che diciamo sorvolano in Italia? Quelli Attualmente ce registrati? ne sono 50.000, però è una possibilità di crescere in maniera esponenziale in modo geometrico piuttosto che aritmetico. Quindi è per questo che noi andiamo a presidiare con forza come autorità di riferimento questo settore, dove siamo anche evidentemente il soggetto che deve garantire lo sviluppo poi della tecnologia. Cioè, è evidente che noi poniamo un problema rispetto anche a quella che è la regolamentazione europea, di una esigenza anche lì di sicurezza che è fatta tutta legandola all'innovazione tecnologica. È evidente che il volo del drone, sarà sicuro perché sarà presidiato anche, dal satellitare. Quindi la targa, tra virgolette, del drone sarà una targa satellitare. Le zone interdette non saranno accessibili da chi evidentemente ha un drone che è identificabile. Quindi diciamo c'è anche uno sviluppo di tecnologia importantissima che permetterà, tra virgolette, di essere sicuri. E già noi abbiamo fatto una sperimentazione a Torino dove 2.500 droni hanno volato contestualmente e non c'è stato nessun problema di sicurezza e nessun conflitto tra un drone e l'altro, il che significa che Certo. siamo molto avanti e che questo elemento di innovazione tecnologica, ci dà l'idea di essere sicuramente perfettamente sicuro. Senta Presidente, in un minuto glielo chiedo, siccome avete presentato poche settimane fa anche il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Avanzata, ci dice in modo molto sintetico cosa c'è dentro, con quali obiettivi?
Ma il piano strategico avanzato chiaramente per noi è un must all'interno dell'ENAC e stiamo sviluppando soprattutto degli accordi con il territorio, soprattutto con le regioni e con le città. Noi vogliamo coinvolgere, diciamo, le città metropolitane soprattutto, ad avviare questo percorso di una mobilità diversa, accelerando il futuro in qualche modo. Su questo investiamo anche risorse importanti che sono legate evidentemente e soprattutto alla ricerca, e però è una ricerca che garantirà risultati in tempi assolutamente rapidi. È chiaro che il nostro progetto è un progetto che ha grandi ambizioni, chiaramente si rivolge anche a utilizzare al meglio risorse che vengono oggi dall'Europa, e su questo evidentemente apriremo un confronto anche col governo. Perché l'investimento su questo tipo di mobilità noi crediamo sia qualcosa di molto importante e assolutamente non solo sostenibile, ma anche compatibile con la tutela dell'ambiente. Certo, cosa molto importante, soprattutto in questa fase. Senta, Presidente, io ho terminato, il tempo a disposizione, ma spero di poterla ospitare ancora su questi progetti per approfondirli ancora meglio nelle prossime puntate. Intanto la ringrazio e le auguro una buona giornata. Siamo noi a ringraziare lei e sicuramente sempre a disposizione, perché ci fa piacere evidentemente raccontare quello che stiamo facendo per il nostro paese. Ed è doveroso comunicare queste rivoluzioni in corso. Grazie ancora, Presidente. Io mi devo fermare per la pubblicità. Ci salutiamo con il promo del nostro speciale, la programmazione speciale di Sky TG24 dedicata al G20 che sta per iniziare. Poi pubblicità. Ci vediamo subito dopo per parlare di metaverso.